Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo gioco. Questo qui è Creepy Tale 3 Ingrid Penance. Abbiamo giocato già gli altri due di questa serie. Sono dei giochi molto carini. Lo avete votato voi su Telegram ed eccolo qui. È uscito a marzo, quindi da poco. Ovviamente è in inglese, ovviamente. E vediamo, come punizione per la sua trasgressione, Ingrid è stata mandata all'inferno. Mentre stava girovagando nell'oscurità e questa consumava il suo cuore, lei ha cercato di andare verso la strada della redenzione. Il suo fato è nelle tue mani. Troppa responsabilità. Allora, capitolo 1, pane. Oh, guarda che belle guance e quegli occhi, un po' satira, ecco perché è andata all'inferno, la vanità. Sono stata creata per godermi tutte le gioie della vita, proprio. Ingrid, be a dear and go visit your granny and bring her some fresh bread. Vizziadina, Ingrid. Ingrid imparerà la lezione, secondo me. Ingrid, sii gentile, vai a visitare tua nonna e portale del pane fresco. Sicuramente sarà contenta di vederti. Fine, give it here. Allora, se vedete, insomma, questa piccolezza simpatica, lei ha la farfalla nei capelli e nel secondo, insomma, la farfalla, se non sbaglio, aveva a che fare con la storia precedente, quindi carina questa cosa. Va bene, dammelo. Ah, proprio così, senza un cestino, proprio l'igiene. Prendi il pane. Beh, meglio che ci siano i pancake sul tavolo quando tornerò. Madonna, le pizze. Of course, my dear. And do spend some time with your granny. Have a chat. She's so lonely. Ma certo, mia cara madre stupida. E passa un po' di tempo con la nonna, facci una chiacchieratina, è così sola. Sì, sì, starò un po' lì e chiacchiererò. Ah, Ingrid, Ingrid, andrei all'inferno. Allora, vabbè. Quindi portiamo sto pane in maniera poco igienica alla nonna, con la gioia proprio negli occhi. E il bosco più o meno è sempre lo stesso dei primi Creepy Tale, mi pare, no? Oh, c'è un coso là. Ah, vabbè, c'è una pozzanghera, non voglio sporcarmi le mie nuove scarpe. Allora, l'inventario... Usa il pane? Ma Ingrid, sei una merda! Cioè, te lo meriti proprio l'inferno? Cioè, stava camminando sul pane, che poi io lo portavo alla nonna. Beh, ma io non ti aiuto a uscire dall'inferno, tu lo meriti tutto. Brewery. Vabbè, ma scusate. È peggio della strega. Ecco. Acqua bollente è morta, minimo. Puzza di viziata. Ok, salva da solo, va bene. Che sta succedendo? Dove sono? Oddio, la sto odiando. Ehi tu, mostro, sto parlando con te. Con te, cos'è questo posto? Ci risiamo, i ragazzini sono i peggiori, non hanno rispetto per gli anziani. Ma più che altro è questa, che stronza. Beh, anche perché i bravi ragazzi non finiscono qua sotto. Beh, dove sono? Sei in un birrificio in una palude. To keep my shoes clean, and now my clothes are all ruined.
Vabbè, praticamente si era una pulita perché io voglio che le mie scarpe siano pulite, e invece adesso i miei vestiti sono tutti rovinati. Senti, cuocetela questa, va. What about adding time? That'd make it too bitter, I'm afraid. What about currants? Where am I meant to find any of them now? Non so perché non ci sono stati i sottotitoli. Comunque dicevo praticamente: perché non ce la mangiamo? E lei diceva: no, perché è troppo arrogante. Allora perché non ci famo quello? No, perché è così. Famo quello? No, perché è così. Praticamente siamo così merde che neanche ci vogliono mangiare né utilizzare per altro. Dove pensi di andare? Voglio andare subito a casa. Vieni qui, dolcezza, sarai una fantastica statua. E ti regalerò a mio nipote come regalo. Quindi di là non posso passare. Questa che dice? Take me home, now! Portami a casa, adesso! Hey, swamp monster, where's the exit? Ehi, mostro della palude, dov'è l'uscita? What's with the yelling? If you ended up here, that means you're getting eaten. Che è tutto questo urlare? Se sei finita qui vuol dire che sei stata mangiata. Stata mangiata? Da palude? What a greedy creature. There's no tearing it away from that bowl. Just like my duck's strudel. Che creatura strana, insomma, no, non si allontana da quella ciotola come il mio cane strudel. Ok, se accendo qua il fuoco, che succede? Posso prendere cose? Non gli interessa questo. Ho preso la ruota, ok. Posso mettere la ruota qua? inventario, mi metti la ruota, grazie. Gira la ruota. Però girala. E non so, che te può piacere, viziata del cavolo? Questa che è la mandragora. Piace la mandragora? Non gli piace la mandragora. No. Ti piace sto verme qua? Ok, il verme sta a fare qualcosa. Non so che sta succede. Ah, ok, quello lo va a prendere. Quindi gli frego la ciotola, non so perché. Ma gli sta a fare solitichino? Vabbè. Allora, ciotola. Schifo. Ah, ok, praticamente possiamo fare una scelta. Questa cosa non c'era. Quindi, a seconda della nostra scelta, posso andare a sinistra per buttarla e a destra per tenerla. Vabbè, la tengo. Non so se poi cambierà il finale a sto punto, a seconda delle nostre scelte. Boh, va a capire. Questa cosa non c'era negli altri. Ok, quella sta coccolando quello, quindi approfitto per passare. Mazzate, antipatica. Qui c'ha una simpatica pianta enorme. Tipo la piccola bottega degli orrori, praticamente. Allora, posso tirarli tutti e tre, ma va a capire quale. Ciao, coso. Se lo ritiro, scende ancora o sale? Più giù di così non va. È incastrato. Così risale. What the hell? The vines are blocking the entrance. Ok, questo affare sta bloccando l'ingresso. Ah, così l'ho aperto. Quindi è l'ascensore, praticamente. È una sorta di ascensore. Ah, così si sta chiudendo sempre di più. Però
però quando si apre scende. C'è un problema. Dai che ci arrivi. Se potevi arrampicare un minimo, non succedeva niente. Ma ci stiamo le ore, guarda. Oh, ce l'ho fatta. Finally. Ciao, Gozo. Praticamente c'è un mostro sull'ascensore, quindi non posso passare, ma aspetta. Vuoi sto coso? Toss the chicken leg. Quindi praticamente posso o avvicinarmi e dargli da mangiare o tirare la zampa. Allora, io ho paura che se mi avvicino e gli do da mangiare mi mangia la mano con quei dentini, quindi te la tiro, va? A posto. Direi che è stata la scelta migliore, credo. Ah, vieni con me? Waterfall, cascata. Capitoli molto brevi. Vabbè, anche negli altri in verità erano tutti abbastanza brevi. Erano scenari. Ok, il gioco ha salvato. Bambini pietrificati. Hey, newbie. Wanna play? Ehi, novellina, vuoi giocare? Play what? Giocare a cosa? Un gioco divertente. Se vinci tornerei a casa. E se non vincessi? Oppure se non giocassi? Vedi Gregor, lui ha perso. Non mi è mai piaciuto già dall'inizio. Forse ecco perché. Beh, chi sei tu? I don't have a name. I'm Molech, just like all my brothers. Io non ho un nome, sono un Molech, come tutti i miei fratelli. Ce ne sono tanti di voi? Plenty, but I am the only one who likes to play. Sì, siamo tanti, ma io sono l'unico a cui piace giocare. Quindi questi giochi hanno qualche regola? The rules are simple. Act as you see fit. Le regole sono semplici, agisci come, insomma, ti sembra giusto. E chi decidi chi ha vinto? Not me, that's for sure. Don't be scared, you'll get the hang of things as you go. It's not like you have a chance. Sicuramente non io, non aver paura, comunque non hai altra scelta. You're not a very friendly bunch here, are you? Inquietante, non sei molto amichevole? And you're no angel yourself, Ingrid. Ebbè. E tu non è che sei così angioletto, Ingrid, eh? Altrimenti non saresti scesa qua sotto. You wanna go home already? Cosa, vuoi già andare a casa? Allora, diciamo che nel personaggio di Ingrid, secondo me, lei risponde in maniera antipatica. Forse ci conviene essere gentile? Cioè, secondo me usciamo fuori dal personaggio, quindi risponderei in maniera antipatica perché è più nel personaggio. Certo che voglio, questo posto è inquietante. You see that waterfall? That's a portal to your world behind it. You can go anytime. Vedi la cascata? C'è un portale che dietro di essa che porta al tuo mondo. Puoi andare a casa quando vuoi. Beh, tutto qua sembra facile. Non potrebbe essere più semplice, provaci.
Ok, non mi fido. E se magna il piede? Nice and hot, right? I guess you're full of bile. Ok, acqua bollente. Ah, mo inizia a piangere, sbruffoncella. L'acqua, la cascata ti ha segnato. Ok, possiamo vedere le nostre mani. Ah, 7-0. Cosa sono questi numeri? Your sins are on the left and your good deeds are on the right. I tuoi peccati sono sulla mano sinistra e le tue buone azioni sono sulla destra. Beh, che cosa ci devo fare con questo? Devi solo essere te stessa. Ok, ci conviene fare buone azioni adesso. Ingrid deve imparare la cosa. A essere una brava guagliona. Hanno fatto tanti una brutta fine. 3. 4. 2. Vabbè, devo un attimo capire di che. Allora, dobbiamo un attimo capire. 3. 4. Torno sul 3? 5. 6. 5. Ah, fregato. Ah, fregatissimo. Però per forza dovevo tornare là. E quello mi guarda, maledetto. Quindi devono essere numeri vicini. E fin qui va bene. Può essere maggiore o minore. 3. 4. 3. 4. 5. Ah, e quindi è pure a culo, perché erano 2-5. Cos'è quella sorta di tomba? Che cos'era? Beh, però essendo 2-5 è un po' a culo, no? Ah, c'è un 2 e un 6. Vabbè, il 5 è questo adesso. Il 6 allora è questo? Vabbè, però scusate. Se torno dove ero prima poi muoio, no? C'è qualcosa che non va. Cioè, come se mi stesse dicendo minore di 6. Oh cazzo, ho sbagliato. Stavo a vedere, scusate. Stavo guardando la cosa. Buffing time. Vabbè, nel mentre abbiamo sbloccato un obiettivo. Sì, vabbè, l'abbiamo nucleato. Allora, 3. 4. 3. Ari 4. E per forza a destra abbiamo detto 5, 6. E mo io andrei sul 5. Mo il 3 era sbagliato. Non andare sul 2. E mo a culo. Vabbè, però scusate, anche un po' a culo. Ah, ci invecchierò. Dai, ce la possiamo fare.
Allora, 3. 4. 3. 4. 5. 6. 5. 2. 1. 2. 4. 4. 4. E te pare. Però scusate, non ho capito la logica. Sotto c'è lei e 2, minore 6. Minore dei 6, tutti. Boh, non mi è chiaro. Mi sembra un po' a culo, onestamente. 3. 4. 3. Pari 4. 5. 6. 5. 2. 1. 2. 3. 5. Ovviamente mi viene voglia di andare a destra, ma tanto sarà a sinistra. Prova. Oh, invece era giusto. Oh, che bello. Dexterity. Ecco. È però una vera gioia. Gut. Che gola. Perché gola è glattone. Bei dentini. Piagne, piagne, prossima volta sei meno stronzo. Allora, ha salvato. Che sta facendo questo? Che sta succedendo qui? Allora, posso prendere l'aglio? Io. Posso prendere il coltello? Ok. E le classiche porticine che c'erano anche nel secondo. Allora, proviamo. Boh, andiamo di qua, vediamo che c'è. C'è un buco qui, ci deve essere un'altra strada. Sembra che stia facendo fatica a tenersi. Ok, ci abbiamo il coltello. Ok, qui manca l'ingranaggio centrale. Qui ci posso buttare cose, immagino. Allora, con attenzione e piano, tirare fuori l'osso. Tira fuori l'osso, l'osso con la forza. No, attenzione e piano. Allora, pare che attenzione e piano sia stata la scelta giusta. Quando riuscirò a uscire da qui, nessuno crederà a quello che è successo. Allora, userei il coltello qua. Ok, posso passare qui. Ha salvato. Salve. C'è questo che è incastrato qui da quanto? Fantastic. They installed the elevator solely for the sake of a continuous feeding cycle. Fantastico, hanno installato l'ascensore in una sorta di continuo ciclo. E praticamente tu gli dai da mangiare e lui mangiando fa andare avanti l'ascensore, in questo senso qua.
Allora, dovrei incastrarlo con l'osso. Però mentre sei girato posso farlo. Ok. Si è rotto l'osso. E quindi? Fantastic. Si è rotto l'osso. Ok. Ah, devo essere rapida. Va bene. Ce può sta. Ce può sta, ce può sta. Vai, gira di coso. Quindi, qua incastrato. Adesso. Come ci arrivo là? No, io volevo provare a buttare qua. No. E come ci arrivo là? There's no getting past here. Non ci riesco ad arrivare là. Ah, da qua. Schifo. Prendi l'ingranaggio. Non ce la faccio? E allora taglia. Sto facendo dei danni. Schifo. Ma pia. It looks disgusting, but who knows? Maybe it'll come in è disgustoso, ma chi può saperlo? Magari può essere utile. Che ne so, non si sa mai. Prendiamo il pezzo di ingranaggio. Ok, proviamo a passare qua. So, how do I negotiate with them? Come faccio a negoziare con loro? Non ho negoziato con loro. Allora, vuoi un po' di garlic? Ok, gli ha fatto abbastanza schifo il garlic, sono d'accordo. A te te do il fegato. E a te che te do? Finita la roba. E a te te taglio. No. Non era tagliando, niente. Vabbè, ti devo dare qualcos'altro da mangiare che al momento non abbiamo. Però qui posso tirare? No, mi posso arrampicare. No, posso tirare. Ho tirato. Ha salvato il gioco? Ah, posso passare forse adesso. Maybe. Maybe. Eh sì. Ok, adesso posso passare. Perfetto. Ah, mi sto sciogliendo. Pioggia acida. Rovinerà i miei bellissimi capelli. Bla bla bla. Allora, stiamo raccogliendo l'acido che adesso butteremo nella bocca di quello. Però questo osso non si scioglie. Vabbè. Vabbè, questo osso non è resistente. Allora, coso. Via questo. Ok. Ottimo. Mi sono incollata. Vabbè, praticamente il passaggio è bloccato con rifiuti e roba appiccicosa. Posso tagliare? E non posso passare. Allora che l'ho fatta a fa', scusate. Non posso passare. Non posso passare. Non posso passare. E quindi vediamo. Io lo riempio di acido. Non so se serve pure sopra.
Allora saliamo. Saliamo e mi riprendo anche un garlic qua, insomma. Senti, ma se a te t'ammazzo male? Se sciolgo, no. Va bene. Allora, proviamo a salire. Sono scesa. Ovviamente c'era un 50 e 50. Allora, proviamo a buttare qualcosa qua. L'acido. La leva. Ah, io pensavo che era un buco. Pensa un po'. Ok, questo servirà per girare questo quando avrò l'ingranaggio che al momento non ho. E se ti butto l'acido? Non gli è successo niente, però. Non gli è successo niente. Dice, vabbè, che vuoi che sia un po' di acido? Questi stanno di nuovo muovendosi. Ah, ho capito. Forse così non scende più la pioggia acida. Devo fare una cosa molto rapida. Proviamo. E infatti non scende più la pioggia acida. Mo me devo sbrigare, ma tanto sbaglio sicuro porta. Ma sicuro. Allora, vai. Sbrigate. Una cosa odierna. Ah, non mi posso sbagliare porta, va bene, perfetto. Ingranaggio, basta? A posto. Quindi ingranaggio con ingranaggio, non lo posso fare? Vabbè. Allora me lo metti un pezzetto qua. Sì, infatti è broken. È rotto. E io vorrei utilizzarlo per incollarlo. C'è un modo per farlo? C'è un modo per dire usa l'oggetto con un altro? Perché ovviamente non è che mi è stato detto dal tutorial. Come faccio? Come lo incollo? Slime stained gear. Questo è quello appiccicoso. Look at your hands, item, cancer, action, switch character, moving. Quindi potrò cambiare anche personaggio? Ho fatto altre azioni cattive e una buona? Oh cazzo. Sono aumentate le cattive. E non so incollare questo. Non c'era il tasto usa quello con quello comunque. Come lo incollo? Allora, proviamo qua. Ok.
Qua c'è slime coso, se non ciò aveva senso, no? Se no che sono venuto a fa qua? Vedi che... Ok. Quindi incollato sta a fare. Possiamo tornare sopra. Ok, quindi metti sta crocco qua e usi la leva. Una zucca. L'aglio nella zucca. Buona. Penso gli farà abbastanza schifo, credo. Io mi sposterei. Quindi? Tutta sta scena non è successo niente? Ne sta più in giro? Non ho capito tutta questa cosa a cosa è servito. Si è capito? Diciamo non l'ho capito. Ah, riempi di acido questo, va? Questa non me la vede. Quindi non posso neanche fare qualcosa qua. Forse adesso l'acido. Ho sbagliato. Zucca, aglio e acido? Che ne so. Non ho idea del perché, eh. Ah, non gliela dà più. Non gliela dà più. Ce n'è servita. E si faccio ridare la carne, che succede?
Che succede se ti rido la carne? Anche perché onestamente non è che c'ho molto altro da fare. E non succede niente. E qua non lo posso più incastrare. Perché non ho più... non mi è chiaro. Onestamente non mi è chiaro. Qua la pioggia acida c'era soltanto l'ingranaggio. Ah, ha sciolto questi. Li ha digeriti praticamente. Vabbè, non ci sarei mai arrivata, onestamente, così un po' a culo. Capitolo 5, ponte. Non è bello, siamo stati appena cagati, però va bene. Piangi sì. Non è stato bello. Ingrid, what? Aren't you staying for dinner? Ingrid, cosa? Non rimani per cena? What dinner? I won't be able to stand the sight of meat for the next week. Che cena? Non riesco, non riuscirò a vedere la carne per almeno una settimana. What's the week without meat compared to an eternity in hell? Che cosa vuoi che sia una settimana senza carne comparandola all'eternità nell'inferno? Have you seen my worker bee brothers? Hai visto i miei fratelli lavoratori? Yeah, I saw them. Why are their mouths so shut? Did they drone on too much like you? Sì, li ho visti. Perché le loro bocche sono chiuse? Boh, forse... hanno parlato troppo come te? Una cosa simile? You're witty, like you. Perhaps you'll even get out of here. Ah, mi piaci. Magari riesci anche a uscire da qui. Allora, rispondi in maniera gentile perché sennò mi aumentano nelle mani le cose cattive. Thanks. I hope so. Grazie, spero di sì. Here's a word of advice for you. Don't let anyone around here see you, especially not Auntie Toothache. Questo è un piccolo aiuto per te. Non farti vedere da nessuno, specialmente no da zia Toothache, mal di denti. This place is full of life. Well, death, to be more precise. And you'll only be a nonsense to the locals, getting in the way and showering them with your questions. Questo posto è pieno di vita, beh, di morte, più precisamente. Vabbè, praticamente tu sei differente dalla gente locale. Non li riempire di domande. That. Modest never went easy on kids. Quella modest non va mai non è molto, non ci va mai molto leggera, insomma, quei bambini. If he sees a child, he immediately turns them into stone and puts them in his yard as a decoration. And now plenty of others have started. Se vede un bambino, immediatamente lo trasforma in una pietra, lo mette come decorazione nel suo giardino. E sai, anche tanti altri hanno iniziato a farlo. Va bene ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qui, tanto ha salvato e niente, il gioco è sempre molto simile agli altri, molto carino da fare. Ingrid mi sta sulle palle. Voi mi raccomando come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao.